La mia attività di ricerca prevede l'utilizzo di alcuni sensori particolari in fibra ottica che si chiamano FBG e che sono appunto sensibili a variazioni di temperature e di deformazione. Io svolgo due attività principali. La prima è la progettazione e la creazione di sistemi indossabili in fibra ottica per il monitoraggio della postura dorsale. Questo tipo di attività si incardina all'interno di un progetto molto più grande, un progetto europeo che si chiama Sense Risk ed è finanziato da INAIL e si occupa appunto di determinare lo stato di salute dei lavoratori all'interno del proprio contesto lavorativo. La mia seconda attività invece sfrutta la sensibilità degli FBG alla variazione di temperatura al fine di creare dei sistemi di monitoraggio di temperatura all'interno del contesto della termoablazione a radiofrequenze di tessuto cardiaco. Praticamente questo tipo di operazione viene effettuata su soggetti che presentano delle aritmie cardiache e si erogano delle piccole radiofrequenze al fine di aumentare la temperatura localmente. Il controllo della temperatura all'interno di questo processo è di vitale importanza. Quello che vogliamo fare è di cercare di creare un modello quanto più generalizzato possibile che sia a supporto del clinico e vogliamo farlo cercando di applicare i nostri dati sperimentali.